Buonasera e bentrovati per questa nuova edizione delle RG 93. In primo piano la politica nazionale. È scontro aperto nel PD per la scelta del candidato alla presidenza della Repubblica. Dopo le critiche mosse da Renzi nei confronti della Finocchiaro e di Franco Marino, giudicati improponibili dal sindaco di Firenze come successori di Napolitano, non tardano ad arrivare le repliche da parte della stessa Finocchiaro, che definisce Renzi un miserabile e un uomo che non ha le qualità umane indispensabili per essere un vero dirigente politico e uomo di Stato, e dure le risposte anche da molti esponenti del suo stesso partito. Intanto i grillini del Movimento 5 Stelle continuano le consultazioni su internet per scegliere il candidato più adatto per salire al Colle e Beppe Grillo, pur ringraziando i suoi sostenitori per la fiducia espressa, fa un passo indietro e annuncia il suo ritiro dalla rosa dei papabili per la candidatura al Quirinale. Ci spostiamo ora in Puglia. Tragico incidente questa mattina presso la stazione ferroviaria di Castellana Grotte. Una studentessa 23enne è stata travolta e uccisa da un treno in corsa. Ancora non chiara la dinamica dell'incidente, sul quale indaga la polizia ferroviaria. La giovane, probabilmente spinta dalla ressa dei pendolari che ogni mattina affollano la stazione, o forse inciampata accidentalmente, è caduta sui binari ed è stata investita da un treno in corsa che le ha tranciato gli arti inferiori. Inutili sono stati i tentativi di soccorso. L'emorragia conseguente all'incidente è stata fatale. E passiamo a Taranto, giorno dopo il referendum consultivo indetto per decidere sulla chiusura dell'Ilva. Vince il sì, ma la partecipazione al referendum risulta troppo bassa. Meno del 20% degli aventi diritto si è infatti presentato ai seggi, impedendo così il raggiungimento del quorum necessario. E ci spostiamo ora in provincia. 13 arresti in tutta la provincia di Foggia nel fine settimana, di cui 8 in flagranza di reato. I carabinieri del comando provinciale di Foggia hanno eseguito 13 arresti e 12 denunce a piede libero in diversi comuni della Capitanata e del Gargano. Fra questi Cerignola, Vieste, San Polo di Civitate e Trintapoli. A San Nicandro Garganico i carabinieri hanno eseguito un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. E rimaniamo a San Nicandro Garganico, dove questa mattina i carabinieri della compagnia di San Severo hanno tratto in arresto un 20enne pregiudicato del posto, con l'accusa di furto aggravato in abitazione. Sul furto, compiuto in un'abitazione di San Nicandro, indagavano i carabinieri da più di un anno. Le tracce di sangue lasciate dal giovane, che aveva rotto una finestra per introdursi nell'appartamento, sono state raccolte e inviate a RIS di Roma. Le analisi scientifiche hanno confermato la piena corrispondenza tra il DNA estrapolato dal sangue repertato e la saliva del giovane, raggiunto quindi dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere ordinata dal GIP del Tribunale di Lucera. E rimaniamo a San Nicandro. Con l'approssimarsi dell'estate si intensifica l'attività della polizia marittima di repressione della pesca abusiva. Lungo il litorale di Torre Mileto sono state individuate e sequestrate circa 400 metri di reti da posta abusive, poiché non riconducibili a nessuna licenza di pesca e prive di idonea segnalazione, in violazione alle vigenti norme sulla disciplina della pesca marittima. Sono stati sequestrati inoltre 26 attrezzi da pesca di tipo nasse e bertovelli, sempre non segnalati. Sia le reti che gli attrezzi costituivano un pericolo concreto per la sicurezza della navigazione di imbarcazioni in transito in quel tratto di mare. Ci trasferiamo ora a San Giovanni Rotondo. Non si placano le preoccupazioni per il destino di uno dei poli di eccellenza della sanità pugliese. Questa mattina i sindaci di tutti i comuni garganici si sono riuniti per cercare soluzione a una crisi che potrebbe ripercuotersi su tutto il territorio. Dopo il rifiuto della regione di intervenire per risanare il deficit dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che ammonta a circa 120 milioni di euro. Tutti schierati a favore dell'ospedale voluto da San Pio hanno sottoscritto un documento da sottoporre all'attenzione dell'assessore alla sanità Elena Gentile e al governatore della regione Nichi Vendola. Ci spostiamo nella Daunia. È stato registrato ieri, domenica 14 aprile, un terremoto di magnitudo 2 alle ore 13.48. Il terremoto è stato localizzato dalla rete sismica nazionale nel distretto sismico Monti della Daunia. Comuni interessati: Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, Alberona, Biccari, Casalnuovo, Monterotaro, Lucera, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Torre Maggiore, Volturara Appula. E passiamo ora alle notizie di sport. Grandi soddisfazioni per il calcio sannicandrese in questo weekend. Sabato i giovani della categoria allievi del San Nicandro Football Club hanno battuto i ragazzi del Carpino con un risultato finale di 5-0.
aggiudicandosi così la vittoria del campionato provinciale allievi. E per quanto riguarda il campionato di terza categoria, ancora una vittoria per i ragazzi dello Sporting San Nicandro, che hanno battuto in casa il Vico con un risultato di 3-0, aggiudicandosi così i playoff con una giornata di anticipo. E rimaniamo a San Nicandro, dove sabato 13 aprile è stata una serata di festa al club Alex Del Piero di Corso Umberto I. Il presidente dell'associazione Giovanni Demma ha annunciato il riconoscimento ufficiale del club come socio DOC da parte della società torinese della Juventus. L'annuncio è stato accolto dai soci con entusiasmo e il riconoscimento consentirà di avere sconti sui gadget della squadra e sull'ingresso alle partite. Meritato riconoscimento, come ha dichiarato il presidente onorario Carlo D'Addetta, sponsor del club. Presente il professor Matteo Vocino, da sempre sostenitore della squadra, insieme al vicepresidente Vincenzo Caruso, che ha auspicato un massiccio ingresso nell'associazione di giovani juventini, affinché il club diventi sede di incontro dove si possa coniugare sport e legalità. E rimaniamo a San Nicandro con una notizia di carattere culturale. Sabato scorso, 13 aprile, nell'Aula Magna dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Derogatis Fioritto si è svolto il convegno dall'abuso sui minori alla violenza sulle donne, combattiamo il silenzio, organizzato dal Lions Club San Nicandro Garganico Enzo Manduzio, un tema nazionale che ha visto come interlocutori avvocati e studenti delle classi quinte di San Nicandro, insieme per affrontare questo problema. Dopo i saluti del dirigente scolastico, professor Donataccio, è intervenuto l'avvocato Giuseppe Agnusdei, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera, la professoressa Rosa Albina Perricone, presidente provinciale UNICEF di Foggia, ed infine l'intervento della dottoressa Rita Curci, GIP del Tribunale di Foggia. Poi l'intervento dell'avvocato Rosa Centola, delegata Lions del tema a livello distrettuale. Moderatore del dibattito è l'avvocato Adamo Brunetti. La conclusione è infine affidata al presidente del Lions Club San Nicandro Garganico, Giampaolo Manduzio, che ha promosso l'iniziativa. Bene, prima di lasciarvi vi ricordo che domenica 21 aprile il Lions Club San Nicandro Garganico Enzo Manduzio promuove il Lions Day, una giornata dedicata alla prevenzione e allo screening del diabete di tipo 2. Dalle ore 10 fino alle 13 presso il Cine Teatro Italia sarà allestito un banco in cui verranno eseguiti gratuitamente test di misurazione e controllo della glicemia per quanti volessero aderire all'iniziativa. Anche per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e passiamo la parola al meteo e all'oroscopo. Previsioni meteo per la giornata di martedì 16 aprile. Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge, la temperatura massima registrata sarà di 18 gradi, la minima di 10. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da sud-sud-est, al pomeriggio moderati e proverranno da est-nord-est, mare quasi calmo, nessuna allerta meteo presente. A seguire le previsioni astrali per la giornata del 16 aprile. Ariete. Novità intriganti in amore. Domani vi accorgerete che c'è una persona meravigliosa nella vostra vita. Che sia un amico o un partner, sarete estasiati dalla sua compagnia e vorrete farne partecipe il mondo intero. Toro. Domani un piccolo dramma vi farà perdere la pazienza e non riuscirete probabilmente a portare a termine un impegno preso precedentemente con una persona molto importante. In amore non evidenziate tutto ciò che non va, sono piccole ombre e meglio non ingigantirle. Gemelli. Basta poco per migliorare, ma attenti a dosare la giusta dose di criticismo. Domani tentate qualche passo in una nuova dimensione, dove siete lieti di tuffarvi e immergervi completamente, senza lasciare fuori un millimetro di voi stessi. Cancro. La miglior cosa che potete fare domani è essere attivi fisicamente, mentalmente, sentimentalmente. In questo giorno qualcuno sarà tanto gentile da insegnarvi qualcosa che vi tornerà utile. Leone. Lasciate perdere le questioni d'amore insolute, non ne vale la pena andare ancora dietro ad un sogno, abbandonate il rancore, è un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Vergine.
Mangiate a casa, tenetevi fuori dai bar e vedrete come si presenta il mondo vivendo senza soldi. Dovete imparare ad avere opinioni vostre sulle cose e non affidarvi a sentito dire. Bilancia. In amore non sarete al meglio della seduttività. Se avete il partner lontano, sentirete ancora di più il distacco, forse perché non avete goduto appieno dei momenti passati insieme. Scorpione. Ci sono persone che domani avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno di un sostegno morale. Il partner di turno non sarà certamente sorpreso da alcune affermazioni, anzi, forse vi esprimerà anch'esso le sue e scoprirete ancora più affinità. Sagittario. Sappi distinguere quali sono le battaglie degne di essere combattute e quali invece sono da lasciare. In questa giornata, se vi focalizzerete troppo sull'aspetto estetico delle persone, non riuscirete a capirne la vera essenza. Capricorno. Anche voi volete riprovare quel brivido che il corteggiamento e l'innamoramento sanno dare? Sicuramente la giornata promette. Bene. Poi sta a voi intavolare conversazioni interessanti. Vi sveglierete con una grande energia in corpo domani, nonostante il duro periodo che state attraversando. Acquario. Sarete ricompensati per gli sforzi di domani, quindi non risparmiatevi e non siate troppo egoisti. Un traguardo che avete atteso con tanta pazienza finalmente avrà il suo epilogo e voi dovete essere pronti. Pesci. Le spese vanno affrontate con consapevolezza e con coscienza, senza esagerare, soprattutto se avete qualche problemino di salute. Cercate di prendervene cura, non trascuratelo. Buona serata e buon inizio settimana.